E mentre Maroni era a Treviso, oggi pomeriggio prendeva forma un nuovo movimento politico. Si chiama Verso Nord ed è riuscito a mettere insieme fondatori trasversali, dall'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari al portavoce storico di Giancarlo Galan, Franco Miracco. Sentiamo Angelo Pangrazio. Si parte verso nord, a Mogliano il battesimo del nuovo movimento politico che sconfessa il sistema bipolare, PDL e Lega da una parte, Partito Democratico dall'altra. Si punta esplicitamente a costruire un terzo polo riformista, europeista e liberal-democratico. In sala, accanto a numerosi amministratori veneti, ci sono il presidente della provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai. Dalla Lombardia è arrivato Bruno Tabacci. Occorre decomporre questo quadro per ricomporlo attraverso quei soggetti, quelle persone anche, che hanno davvero interesse a perseguire un bene comune, a partire dai comuni, di nuovo dai comuni, che sono quelli più tartassati e massacrati nelle politiche centralistiche degli ultimi decenni. Presenze del centro-sinistra, del centro-destra, indipendenti, bisogna mettersi insieme, sostengono, per abbattere muri e steccati, per modernizzare il Veneto, il Nord e l'intero paese, nonostante lo scetticismo manifestato dal Partito Democratico e il fastidio espresso dalla Lega Nord. Io ho la fortuna di lavorare per un liberale autentico, che è Galan, che non più tardi di ieri mi ha detto: senti, sai, poi se soffia qualche brezza sulle pannocchie del Veneto, sui campi di pannocchie del Veneto, non è male.